Ciao a tutti ragazzi, sono Leone e bentornati su Ark. Scusate la mancanza ragazzi di Ark in questa settimana, ma è un periodo un po' pesantino al lavoro. Ho dovuto cominciare a smettere di fare le 3-4 del mattino, a dormire solo 2 ore in croce, perché bisogna essere attivi e concentrati. E poi devo dire che sto incominciando anche ad accusare la stanchezza di questi ultimi 3 mesi. C'è anche da dire poi che mi sta interessando molto molto Elden Ring, mi porta via molto meno tempo da registrare. Ark è sempre un po' più lungo perché è pieno di imprevisti, tante volte devo registrare una puntata in 2 giorni, mentre Elden riesco anche magari in giornata a fare tutto direttamente. Quindi adesso che stiamo andando avanti diventano anche un filo più diluite le puntate di Ark. Adesso cercherò sempre di registrare un pezzo qui, un pezzo lì, un pezzo là e poi di portare prima possibile un altro episodio. Andremo avanti comunque con le altre cose, dai. Allora ragazzi, oggi andiamo a pigliare l'artefatto dell'esperto, se non ricordo male il nome. Adesso supero la zona ghiacciata e poi dovrebbe essere sott'acqua ragazzi, underwater. Oh cavolo. Ho dimenticato la pelliccia, dai, supero l'Artico alla svelta e ci vediamo dopo. Allora ragazzi, sarà 15 minuti che sono qua come un cretino a girare, perché dovete sapere che io cerco le coordinate e qua dovrebbero essere 27:41, ora ce le ho giuste. Io cerco circa le coordinate magari in qualche immagine, ma poi dopo per un po' di scorso di esplorazione e anche di divertimento, perché va bene tutto, ma troppo tutorial non ci si diverte più sui giochi, oramai ti fanno vedere per filo e per segno fin troppo cosa fare, quindi io cerco sempre ragazzi di giocarla anche un pochino, perché sennò diventa troppo macchinoso e noioso, vorrei anche divertirmi, quindi diciamo che me lo sono cercato, non ho guardato il video dove diciamo facevano vedere precisamente dove era l'entrata, ho cominciato a buttarmi lì in mezzo ai coccodrilli, infatti li ho ammazzati tutti con la pistola, continuavano a respawnare a una velocità allucinante. Ho cominciato a buttarmi lì in mezzo perché sapevo che era sott'acqua, 27:41 circa, ma non sapevo bene dov'era. Mettiamolo sempre in neutrale, così non rischia. In realtà, ragazzi, era tipo nell'angolino. Adesso vi faccio veda. Io continuavo a tuffarmi lì in mezzo e c'erano coccodrilli, piranha, di tutto e di più. Qua, tra l'altro, c'è anche sta cacchio di... sto verde qua, ecco, che adesso sparisce. Maledetto. Vedete? Adesso aspetta che vado un attimo in alto, che viene subito sto cacchio di muschio e non si vede neanche, ecco, da lontano non si vede mica un cavolo. Io continuavo a tuffarmi in mezzo sperando di trovare tipo un passaggio sottomarino, invece bastava venire qua nell'angolo raga, fa vedere un attimo di mettere le pinne perché qua c'erano dei piranha in giro, la faccio di volata eh. Non è lungo il... ecco, là c'è già un altro sarco. Continuano a spawnare sti robi. Vedete che c'è un po' un effetto strano. No, quello è un calicoso. C'è un effetto strano qua nella roccia. Pam! Cioè, non ci voleva niente. Solo che io continuavo a buttarmi là in mezzo e non guardavo. Maledizione. Vabbè. Allora, togliamo le pinne. Allora, raga, ci cerchiamo questo artefatto, se è veloce, allora vabbè, se è lunga chiudiamo qua, se è veloce vorrei cominciare a costruirmi la barca motore e poi dopo vediamo in caso di far qualcos'altro, se avanza del tempo, dai. Per ora vedo già che qua è troppa vegetazione, troppa giungla per i miei gusti, qua, oh cavolo, sento dei rumori schifosi, stiamo un attimo in aria perché mi fido poco. Qua, cosa c'è? Un passaggio? No, è chiuso. Allora, la vegetazione alta così non mi piace per un cacchio, raga, perché quando ci sono in mezzo gli animali non si vedono, eh. Quindi speriamo che si diradi un attimo. Cos'è quel robo lì rosso? Ah no, è un fiore. Pensavo fosse una bestia. Allora, vediamo un attimo qua sotto se ci fosse un passaggio. No, è chiuso. Perfetto. Madonna, pure la foschia. È un po' sinistra, questa... è un po' sinistra questa ambientazione, ragazzi. Cerco di stare leggermente in silenzio per sentire se ci sono dei versi che magari mi fanno un agguato. Allora, intanto è andata via la vegetazione. Meno male. Allora, di qua siamo arrivati, eh. Gira intorno, ok. Ok.
Intanto qui se n'è andata via un po' di erba, un po' di erbacce del cavolo, almeno vediamo bene che cosa c'è. Cavolo, sono piccole ste caverne, eh. Così piccole non riesco mica a scappare tanto. No, ancora verde. Cavolo. Allora. E via, già la prima biforcazione. Allora, qua sotto... c'è già un drop. Bene, bene. Però di solito di fianco ai drop ci sono le bestie. No, non c'è niente. Grande. Perfetto. Droppami tutto. Allora, questa è una sella per Sarco. E il piccone te lo tieni, te che fa schifo. Oddio, 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 ho sentito rumori, oddio! Vabbè, finché sono i scorpioni ancora, eh. Bene. No, no, no! Sempre a ricaricare vicino i drop. Porco cane che mi apre l'inventario. Allora, finché non ci sono ragni o altre cose un po' troppo pericolose, può anche andare bene. Gli scorpioni sono lenti. Il problema sono i ragni che mi lanciano ragnatela, mi avvelenano. E... Oh! Si è avvicinato un po' troppo velocemente sto tizio, eh. Muori! Muori, t'ho detto. Ok. Ah, che ansia. Tutta sta verdura del cacchio, sta insalata. Allora, non sembra esserci più niente. Là c'è solo uno scarabeo. Oh, cacchio, ho visto delle ragnatele volare. No, 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 no. Stiamo su così non ci tannano. Ammazziamoli da qua. No, cacchio, no, 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 no. Porco cane, mi ha ceduto. Mi ha ceduto il sino. O mi è partita a me la X. Madonna, ragazzi, l'avevo detto che qua non c'è abbastanza... Sono troppo piccole, non c'è abbastanza... No! Sono troppo basse ste caverne per saltare... Per scappare col sino. Allora, quello non è un problema. Tac, dietro la roccia e via. Colpito. Il problema sono i ragni. Sono troppo basse ste caverne, porco cane. C'è qualcos'altro, sento camminare. Madò, che ansia. No, allora, forse c'è... Forse sto rumore che sento, raga, è l'acqua che sgocciola dal soffitto. Vaffan bagno. Continuo a sentire dei cichi cichi. Gli cichi sciacchi. Ok, allora qua c'è un altro drop. E là un altro pleura che non ci dà nessun problema. Che la uccidiamo con la nostra pistola di plastica del costume di carnevale. Il rumore è quello, eh. Grande il falcetto ascendente. Sto trovando tutti ascendenti ste caverne. Grandissimo. Trovare qualcosa di un po' più utile. Cioè tiriamo su. Porco cane. Al sino. Dio santo. Che quando... No, c'è un altro. No. Madonna, ma quanto è piccolo. No, beh, ciao. Sto un po' andando in confusione, eh. No, davvero. Si divide ancora. No, raga, ma che cacchio di labirinto è? Poi gira rigira, secondo me sei sempre dalla stessa parte, però a vederlo così al momento che non capisci bene... No, dai, ancora. Ma che cacchio? Oddio, ho sentito un rumore brutto. Ho sentito un rumore brutto. Cerchiamo di ammazzarlo da lontano, sto infamone. Perfetto. Stiamo attenti che qua altro che scappare col sino... Non ci... Porco cane! Devi smetterla! Adesso gli tolgo il robo del mangiare a sto coso. Fa venire degli infarti. Porco cane, c'ho un'ansia, raga. A buttarmi fuori. Sì, comunque qua ci sono altri due passaggi. Adesso saranno tutte concatenate queste caverne, però... Al momento quando ci entri la prima... Dai, ancora... La prima volta che ci entri non capisci. Ok, siamo tornati qua. Perfetto. Sono morti, vero? Ok. Allora, se non sbaglio, c'era un'altra biforcazione qua. Non vorrei sbagliarmi. O torno all'inizio o c'è un'altra biforcazione, eh?
No, siamo all'inizio. Qua c'è la verdura. Perfetto. C'è l'insalata iceberg, ragazzi. Quindi adesso, se ero andato a destra e sono saltato fuori ancora a sinistra facendo tutto il giro, forse conviene tentare l'altra strada. Quindi proviamo ad andare a destra, ma cambio strada. Ero andato a sinistra, se non sbaglio, e si era diviso ancora in due. Mo' andiamo a destra. Occhio qua, che queste strettoie qua mi fido poco, eh. Sento versi. Ma porco cane! Ma sei fuori? Ma vengo giù dal soffitto? Porco cane, anche te! Non farmi venire gli infarti! No, raga, veramente, sono troppo piccole ste caverne, me la sto facendo sotto. Ero abituato troppo bene a scappare col sino. Cioè, prendere gli artefatti prima del sino Macrops era da spararsi. A parte che qua basterebbe venire con un animale basso, eh. Sono io che continuo a fare l'idiota a venirci così perché mi piace l'avventura e farmela sotto. Siccome con i punti dell'S lungo ho vinto un pacchetto di pannolini, raga, volevo sfruttarli, per quello che vengo da solo. Allora, andiamo lì in alto, così guardo in basso che mi fido poco. Qua c'è un'altra entrata, oddio. Vabbè, questa sembra scendere verso l'acqua, eh. Io punterei ad andare verso la spiaggettina qua, la parte... Allora, vediamo se non atterro, do un occhio intorno. Ecco, punterei ad andare lì sotto io. Di là c'è un altro passaggio, eh. Però prima guardiamo qua, che probabilmente c'è una strada per scendere qua, perché girano tutte... No, vabbè, dai, continuiamo di qua per adesso, poi dopo vado di là. Allora, vedo già ragni schifosi da lontano, quindi facciamo... Oh, cavolo, m'han visto! No, 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 no! Porco cane! Meno male che qua c'è uno spazio aperto... No, non laggare! Non laggare! C'è uno spazio aperto, meno male, cerchiamo... No! Cerchiamo di farli fuori il più possibile, poi... Sì, ma però non vola sto coso, dai! Non vola sto sino. No, ma che cacchio fai? Spari per aria? Oh, ma cos'è sta cosa? No, 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 m'han preso! No, no, aia! No, aia! No, che non vedo un cavolo con sta ragnatela della. Dai! Meno male il sino me ne ha ucciso qualcuno. No, dai! Oh, cacchio, mi stanno incastrando! No, 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 no! Via, via! Aiuto, aiuto, aiuto! Dai, che non vedo niente! Porco cane! Raga, non vedo un cavolo. Con sta ragnatela. Dov'è? Un altro? Dov'è? Dove cacchio sei? Porco cane, dove eri? Ancora ce n'è. Ma basta, ma quanti sono? Madonna. Sì, ma cos'è sta cosa che sparan per aria? Non l'ho mai vista. Ok. Ma è sparan per aria o rimbalza la ragnatela sui muri? Non l'ho mica capita. No, vabbè, ma è allucinante, eh. Cosa ce n'erano? 10? Madonna, meno male che tolgo un poco e avvelenano e basta. Ah, che ansia. Vabbè, dopo sta mega imboscata, intanto bevo un attimo, raga. Magari mi depuro un attimo dal veleno. Certo, ci sono... Allora, qua c'è un altro ragno. Sì, vabbè, ma ho capito, ma quanto sono piccoli sti robi? Cioè, ma mi devo pure inginocchiare per entrare? Se poi... Oddio. Oddio. Ce ne sono ancora. Sì, ho capito, ma poi se devo scappare come faccio in ginocchio qua? Dai, metti fuori il culo. Eccolo lì. Porco cane, brutta schifezza. No, non è ancora morto? Porco cane. Madonna, che schifo! Ah. Allora, vediamo prima. Madonna. Oh, c'è un altro! Ce n'è ancora, via, 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 via! No, 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 senti... No, porco cane! No, 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 no! Mamma mia! Ma ce ne sono ancora di qua! Ce ne sono ancora di qua, porco cane, ragazzi, ce n'è troppi in giro... Oddio! Ma che cavolo, sono nel nido, praticamente! No, cerchiamo di far fuori questi qua prima, perché ho paura che poi, ad entrare là dentro, me li trovo tutti alle spalle e mi chiudo una tenaglia. Guarda che c'è un altro là, uno schifo là dentro. Vediamo se ci arrivo magari con la pistola. Oddio! Ma basta! Ma quanti cavolo sono? Aia!
Morcoccone. To! Schifezza. Mo' mi ha rotto le scatole, eh. Ma dai, ma come ho fatto a non prenderlo? Madonna, ragazzi, che ansia sta caverna. Cioè, non sono mai state così... Madonna, quanti ce ne sono? Non vorrei farmi attaccare alle spalle mentre vado ad ammazzare questi, però porco cane. Non si fanno vedere, continuano a imboscarsi. Poi c'è mezzo il drop, non li colpisco. Oh, mi hai rotto le scatole, ti vengo a cercare a casa, eh. In cameretta. Intanto guardiamoci alle spalle. C'è già l'artefatto. Perfetto. Ecco perché è così uno sbatti qua. Allora, sento ancora la musica, quindi vuol dire che c'è... Oddio, c'è un altro in giro. C'è qualcos'altro, raga. Sento la musica ancora della battaglia. Sì, ma non ce n'è qua. Sarà compenetrato dietro qualche uovo. Vediamo veloce. Allora. Ma guarda che grandissimo... Dove cacchio sei? Ah, l'ha ucciso il sino, mi sa. Sì, ho capito, ma guarda che veramente sono dei maledetti, Madonna, la devi smettere. Allora, qua c'è una pistola che fa schifo e una piattaforma per paracerateri. Che sfiga. Pensavo fosse per il Quetzal. Porco cane. Pure ascendente. Tra l'altro, un dubbio, ragazzi. Ma se metto la cosa lì al paracerateri, mi distrugge la base vecchia o me la sostituisce? Sono curioso. Secondo me la base resta sulla piattaforma, oppure quando la tolgo si distrugge. Il fucilazzo da 446 e l'arco composto. Spettacolo, ragazzi. Questi van fatti, sono belli potenti. E vai, artefatto dell'esperto. Ah, porco cane, ragazzi, quanti cacchio di ragni c'erano. In assoluto la peggiore caverna, la peggiore caverna, soprattutto perché è troppo piccola, è troppo bassa. Ti costringe a schiacciarti in mezzo a sti robi, che ovviamente non vado via, ma vado a cercarmele, ragazzi, perché già che siamo qua oramai, è una questione di principio, devo andare a vedere che cosa c'è da questa parte. Che invece di fuggire a gambe levate come dovrei fare, cerco di andare a schiattare. Però sarei curioso di capire davvero quella cosa della sella. Quindi se qualcuno lo sa, prima di farmi distruggere tutta la base, per mettere su tra l'altro una sella ascendente a un dino che non userò. Ok, che ho tirato su due muri, Però mi dispiace lo stesso. Non è una vera e propria base, era solo una gabbia per tenere i dino. Però insomma, fatemi sapere se ho sostituire la sella con la piattaforma, con la piattaforma ascendente. Mi stavi in mezzo alle scatole. Se dovesse capitare che si distrugge tutto, o resta. Allora, questo è morto, Sì, è morto. Mi viene sempre il dubbio perché sto drop qua non l'ho asciugato e quindi resta in circolo. Comunque, ragazzi, per la comodità a fuggire col sino è stata veramente la peggiore, la più, non dico difficile, però quella dove me la sono fatta sotto peggio. Dai, mo adesso quando esco vedo un attimo quanto siamo di registrazione e vediamo che cosa fare, Vediamo se salutarci, se andare avanti, ma secondo me ci abbiamo messo poco, Cioè, rispetto a quella che aveva la parte di aberration sotto, quella lì ci abbiamo messo veramente un casino. Secondo me ci abbiamo messo 20 minuti qua. Neanche. Quindi ci starà... Andiamo a vedere un attimo o di farci un altro artefatto o incomincio a costruirmi la cosa motorizzata, la barca motorizzata, ragazzi. Che poi mi ci voglio fare una bella basettina, E anche un casino, ragazzi, che non andiamo a tamarci un cavolo, Quindi magari mi metto in testa di farmi un paio di tame in una puntata e la prossima o quella dopo vediamo anche di tamar qualcos'altro, dai. Perché è un bel po' che non lo facciamo, almeno variamo un attimo, se no diventa una noia far sempre le solite cose. Allora, rimetto le pinnozze, così torniamo a casa sani e salvi, sperando che non ci mangiano adesso dei piranha. No dai, ci sono solo pesci buoni. Perfetto. Sani e salvi. Andiamo sul nostro piccioncione.
Dai, basta con sti lag. Madonna, laggare per tirare su sto muschio che fa anche schifo. Potevi lasciare l'acqua. Dai. Togliamoci le pinne, che sennò poi cammino a papera, ragazzi, ci metto una vita. Bueno, dai, allora, torno veloce, guardo che cosa ci vuole come risorse per fare lo scafo, se abbiamo abbastanza risorse o manca qualcosa, in caso farmo, e ci costruiamo la base, e poi la base della barca, lo scafo, e poi dai, ce lo proviamo. Rieccomi qua, ragazzi, ci è voluto un bel po', ma alla fine ce l'ho fatta. Abbiamo la nostra barchettina a motore. Adesso quando carica le texture magari sembra un po' meno schifosa, perché così... Ah, ok, perfetto, perché faceva più schifo di quella di legno. Allora, è veramente figa. Una base di ferro così. Ora, toglietemi un dubbio, raga. Aspetta un attimo. Ah, cacchio, ho dimenticato di fare il carburante. Che idiota, richiede il gasolio. Me l'ho dimenticato. Vabbè, tanto ho un botto di risorse. Volevo vedere la vita, ma non me la fa vedere. Vabbè, dai, allora vado a fare al volo la benzina, ragazzi. Dammi la gasolina, dammi la gasolina. Vado a fare gasolina, ci vediamo dopo. Ho fatto la gasolina, me l'ha prestata mia cugina. Dai, raga, me ne sono fatto proprio il minimo. Me ne sono fatto proprio il minimo, non sono stato lì ad aspettare 3 ore, tanto bastano e avanzano per fare un girettino di prova. Ok, appicciamolo. Sì, vabbè, questo rumore non era... Bellissimo, accendete il motore e sentite... Perfetto proprio. Ok, non era quello il rumore del motore, Ho sgasato io, pensavo si accendesse subito, scusate, ma... Ha sgasato Liona, fa tanto c'è il rumore del motore, non si sente. E in realtà poi... Allora, questo 99, ragazzi, proviamocela intanto. Questo 99 voglio capire se è il 99 di una gasolina o contato di... Tipo è il 99% della gasolina che ci abbiamo messo, quindi delle 7 botti. Vediamo un attimo la velocità. Bah, sembra abbastanza veloce, dai, come un dinosauro veloce. Dovrei fare a gara con i megalodonti. Di certo, qua non abbiamo il problema della stamina. Va, 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 come vado? Allora, ho fatto fuori 8% e mi dice che ne ho per 6. Vuol dire che un 99% è un barile di gasolina. Una tanica. Poi credo che ce ne saranno altre, credo, eh. Che non me lo ricordo mica, raga. Ci sono delle robe che proprio non ho memoria. Dai, allora ritorniamo mentre drifto per bene. E guardiamo un attimo per costruirci sopra qualcosa. Cosa ci vuole, quanta roba ci vuole. Perché non ho ancora sbloccato tutte le varie strutture di metallo, raga. Vediamo un attimo quanto mi viene a costare. Se è una roba fattibile, la facciamo al volo. Se no, raga, andiamo a beccarci qualche altro artefatto e ci portiamo avanti. Tanto spegnimelo. E magari nel mentre, durante la settimana, farmo le risorse, faccio dei lingotti, mi costruisco tutte le belle piattaforme, muri e così via. E cerco di costruire. Non sono un gran costruttore, ragazzi, di navi. Di sicuro non faccio chissà che roba, però dai. Un qualcosina ce la costruiamo, almeno un minimo, Allora, di metallo ne avevo ancora un filino prima che l'ho visto. Però non basterà un cavolo, perché per farmi già solo 30-40 piattaforme, ecco sì. Devo andare a farmare ancora. Di qua, che non mi ricordo. Ok, questa proprio è vuota. Ok, dai. Allora, mi faccio due conticini, raga, e in caso ci rivediamo direttamente dopo per o costruire o mi organizzo per andare a fare un altro recupero. A fra poco, raga. Allora, raga, niente, ci vuole troppo. Ho cominciato a sciogliere un po' di metallo e ci portiamo avanti. Prendo la mia viverna di veleno, anzi... Che non la usiamo da un po', ha veramente poca stamina e scende alla velocità della luce, quindi pomperei il più possibile in... Alleggeriamola un attimo,
mettiamogli almeno 1500, vorrei arrivare con la vigore. Dai, tanto mi bastano, avanzano e sono pieno di pelle che ne ho da buttare via, posso venderla. Allora raga, andiamo che ci vuole veramente poco, credo che in 10 minuti ce la facciamo, visto che non siamo poi così avanti, siamo sui 25 minuti. Andiamo in 82-16 se non ricordo male, poi come al solito ce lo cerchiamo a prendere l'artefatto del divoratore sott'acqua. Se non sbaglio è in una nave, quindi poi andiamo nella nave e ce lo cerchiamo. Speriamo. Ho una mezza idea di andare là con la viverna, tenerla a mezz'aria, tuffarmi col Sinomacrops, mettere sulla bombola, andare sotto e poi dopo risalire, togliere la bombola e col Sinomacrops rivolare. Oddio. Speriamo poi con la poca stamina che ha la viverna che regga. Devo fare veloce. Allora ragazzi, sono arrivato in posizione, come vedete, circa, non sono stato lì proprio a spaccare la coordinata, però siamo qua. In realtà in mare aperto, secondo me, la individuiamo subito, la... No, aspetta, magari la metto nel mio menu. Individuiamo subito la barca, a meno che non ci sono il solito... Visione un po' ridotta dal, diciamo, dal plankton. Allora raga, mi abbasso un attimino perché poi dopo per risalire sulla viverna ci metto una vita. Speriamo regga il vigore, non so, non credo che affoghi ovviamente, resterà al minimo di vigore. Poi al massimo non riesco ad usarla, vabbè, volo sulle rocce che alla fine non pensavo ci fossero neanche delle rocce così vicine. Vai, tuffiamoci. Speriamo, oddio. Allora, la barca l'ho già vista. Ci sono pesci grossi e meduse vicino alla barca, che non è buono. No! No, dai! No, stai scherzando, vero? No, cioè, ragazzi, allontaniamoci. Ma secondo te, ma io devo venire qua e c'è l'alfa, il mosasauro alfa proprio lì? Ma dai! Ma è una presa in giro! È una presa in giro! Porco cane, entriamo da di qua, guarda. Entriamo dal muso. Ma pensa a te. Allora raga, so che è dentro perché ho visto delle immagini, ma non so bene dov'è, quindi ce lo cerchiamo, eh. Devo dire che l'adrenalina del cago fa il divertimento. Allora, cos'è sto rumore? Ho sentito un brutto rumore. Speriamo che il mosasauro non ci agri, ma in teoria qua dentro dovremmo stare tranquilli, non dovrebbe crearci problemi. A meno che non si compenetra e non entra dentro. Speriamo. Cacchio. Cacchio, le meduse si stanno muovendo. Oddio. Devo far veloce a ispezionare. Si stanno muovendo troppo velocemente. Allora, qua non c'è un cavolo. Oh cavolo. Ma non ci aggra, bene dai, non ci aggra. Sti cacchi, ce le ho già addosso. Oh cavolo. Oh cacchio ragazzi. Io pensavo di fare, oddio. No, non le fate scappare, non sono immuni? Sono immuni al sino, no, via. Di lato, dai, veloce. Speriamo di non trovarcele qua. Cacchio no, mi hai fatto venire un infarto. Dai, fammi andare via. Fammi scappare, porco cane. Ma pensa a te. Meduse del cavolo. Allora, non dovrebbero riuscire a passare, magari attraverso i muri sì, ma non ce la fanno di certo. Dai, fammi entrare. Guarda te che c'è la coda del mosa. Potrei tirargli un pugno e fare lo scherzone, ma in realtà lo prendo nel sedere io. Sento il rumore dell'artefatto, raga. Deve essere al piano di sopra. Allora, le meduse riescono magari a passare tra i muri, ma non credo tra i soffitti, quindi siamo al sicuro qua sotto, eh. Se no sarebbero già venute. Io continuo a sentire rumore. Allora ragazzi, in realtà ho un po' di riflesso nella televisione, vedo tutto nero e non riesco a capire se c'è magari un'entrata che non vedo. È molto buio per me. È molto molto buio. Allora qua è dove eravamo prima. Sì. Allora vediamo un attimo di guardare un piano superiore. Io continuo a sentire rumore. Madonna, me la sto facendo sotto, raga. Adesso mi troverò dietro un megalodonte, come minimo. Le meduse sono lontane, dai. Non mi aggrano, no. A posto.
Dai, porco cane, mi sei incastrato. Cavolo, sono lì. Sono lì. Via, 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 imboscati. No, no. Devo stare... Dai. Continuo a sentire rumore, ma non so dove infilarmi. Non ero già qua prima? Non lo so, non riesco a capire, porco cane. Non si vede un cavolo qua sotto. Continuo a sentire un rumore, ma non trovo un buco per infilarmi. E la madonna, cos'è anche quella bestiona, la gigante? Cavolo, si stanno avvicinando le meduse. Oddio, cos'era? Cos'era? Ho sentito casino. Era Sino Macrops che le attaccava. Ma... cacchio, no, 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 mi sta venendo troppo vicino. No, 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 ritorniamo su, raga. Non so neanche la viverna a che punto è di stamina. Ritorno su assolutamente. Cacchio, ma ho visto il megalodonte. Porco cane. Cavolo. Cavolo, cavolo. Dovrei essere più veloce io con le pinne. Dov'è? Dove cavolo è? Oh cacchio, è già qua. No, 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 col cavolo che sono più veloce io. Porco cane, devo anche togliere le bombole, se no non va il sino. Cavolo, adesso entro nel menu, ma ammazza di sicuro. Devo far super veloce. Vai, 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 vai. Vola, 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 vola. Ah, mamma mia, che pelo, raga, che pelo. Sono molto lontano, rispetto alla viverna. Speriamo ci sia ancora, eh. Non è quel robo là che vedo nell'acqua, non è che è morta e il cadavere giace annegato, senza stamina. Ci manca solo quello. Ah, meno male. Meno male. Cioè, ragazzi, in realtà guardando la mappa io pensavo che non ci fosse terra, ma c'erano le roccine lì di fianco. Allora, ragazzi, secondo tentativo. Vai. Vediamo un attimo. Le meduse sono sempre intorno a rompere le scatole. Il Mosa non si muove, ma in realtà quello che dovrebbe essere più pericoloso è meno pericoloso. Perché quello lì, se mi tocca, mi ammazza. E le meduse, vabbè, sì, anche le meduse ti ammazzano, perché se te ne becchi 3 o 4 continuano a elettrificarti, non ti muovi più. Cacchio, no, ma ho beccato anche i microbi. No, 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 lo sciame. Cavolo, meno male, sì, non li ha spaventati. Non so se entrano qua. Cacchio. Cacchio. No, 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 no. No, 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 c'è la medusa già. Vediamo se riusciamo, casomai, in estremis, a ammazzare. Ma sei qua sopra? Ad ammazzarle con la spada, piuttosto che niente. Allora, raga, ho dato un'occhiata più approfondita, visto che il tempo stringe e anche il mio sedere stava stringendo di brutto qua sotto. Allora ho dato un'occhiata, ho visto che bisogna spaccare delle assi di legno, ma non so dove, perché non ho guardato dove. Sempre per il discorso che non voglio spoilerarmi troppo, quindi adesso andrò in giro rischiando la pelle e picconando il vuoto finché non trovo. Buh. Tra l'altro, ripeto, ragazzi, qua è tutto buio per me. È molto molto buio. Invece, riguardando la registrazione, si nota la differenza delle assi. Si vede un po' di colore. Io sarà perché ho un riflesso che sono le 5 e mezzo, 6 oramai. Ho un riflesso nella televisione e non vedo un cavolo. Cacchio, sta entrando... No, 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 stanno entrando quei cosi là, lo swarm. No, 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 via, 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 via. No, no, raga, via, via, ritorno su, devo allontanarli. Allora, adesso mi sono rotto le balle perché qua continuano tutti a venirmi addosso. Adesso vi affetto tutti e vi servo per cena. Porco cane, dove scappi? Che cavolo, ragazzi, tra quelli e le... Guardate, ho ammazzato anche 2 megalodonti a spadate, porco cane. Continuano a rompere le scatole. Tra l'altro adesso ho anche fame. Finché sto sotto non riesco... Ho dovuto allontanare un casino le meduse, ho nuotato per non so quanto tempo. Allora, qua c'è un colore diverso, vai, che forse l'ho trovato. Dai, dai, dai. È qua, è qua. Eccolo, eccolo. Sapevo che c'erano delle assi, grande. C'erano delle assi, ma non sapevo dove. Perfetto, lo prendo al volo e scappiamo. Ci manca solo che svengo sott'acqua. In teoria ho la bombola, eh. Artefatto del divoratore, perfetto. Madonna, ragazzi. Sono stati 20 minuti per me, più di 20 minuti.
Ancora c'è un rompiballe. Guarda, lo sapevo che mi venivi subito addosso. Porco cane, dovete lasciarmi in pace. Cavolo, sti cavoli di merluzzi mannari qua. Ah, bene dai, ce l'abbiamo fatta. Non dovrebbe esserci nessuno addosso. C'è andata bene che il Mosa non si è arrabbiato e non ci ha guardato. E c'è andata anche bene che le meduse non mi hanno ucciso, perché mi ha elettrificato la prima, ma sono riuscito. Dai, porco cane, che mi si è imballato il joystick. Già devo far veloce. È andata bene che dopo la prima l'altra non m'ha bloccato. Non m'han bloccato le altre, se no mi tenevano là sotto ed ero fregato. Dai, raggiungiamo la nostra viverna e torniamo verso la base finalmente. Allora, dovrebbero mancarci, ragazzi, perché ho guardato la lista degli artefatti. Ce ne mancano due e sono nella stessa caverna. Se non sbaglio, tra l'altro, oddio, oh mamma, cos'è successo? Fa vedere. Con l'orbitale magari si vede meglio. Madonna, che mal di testa. Sono capitato proprio sull'ala, mi sono infilzato nello sperone della viverna. Vabbè, dai, cerchiamo di salirci. Lo stesso, sto cercando di camminare, Dai, salici. Ok. Allora ragazzi, mancano due artefatti finalmente, poi dopo abbiamo concluso e possiamo anche andare a farci il boss gamma. E sono nello stesso posto, sono sott'acqua anche quelli, ma credo che sia un po' più difficoltoso. Quindi ho già capito che sarà una bella puntata da farsela sotto. Bene dai, togliamo tutta sta roba che peso troppo. Perfetto, dai, allora io torno raga, come detto mi farmerò una settimana tutte le varie risorse, mi faccio due o tre bauli, me le metto tutte dentro, così poi dopo facciamo la costruzione molto tranquilli, perché già comunque me ne farò qualcuna in più, perché non ho ben in mente come farmi la barca, proprio zero, e vorrei evitare di guardare qualcun altro, perché poi va a finire che gliele copi, le fai uguale, verrà uno schifo classico, però dai, almeno l'ho fatto io. E poi casomai tra una farmata e l'altra ci andiamo a recuperare gli ultimi artefatti. E poi ci buttiamo magari in mezzo anche qualche tame prima del boss. Dai ragazzi, allora ci salutiamo. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate like, condividete per aiutarmi a crescere. E come sempre, un ruggito a tutti dal vostro Leone. Ciao!